8 maggio 1978. L'alpinista italiano Reinhold Messner raggiunge senza l'ausilio dell'ossigeno la vetta dell'Everest. La scalata dell'Everest senza l'ausilio di bombole di ossigeno è considerata fino a quel momento impossibile per l'uomo, tanto che Messner e Peter Habeler, con cui si accompagna nell'impresa, vengono accusati di avere utilizzato di nascosto delle mini bombole. Accuse che Messner mette a tacere nel 1980, raggiungendo il 20 agosto di nuovo la vetta dell'Everest, ancora una volta senza l'ausilio di ossigeno e stavolta in solitaria. Reinhold Messner è un personaggio controverso, spesso bersagliato da accuse che si sono poi rivelate infondate e fantasiose. Non è un personaggio semplice e non a tutti, soprattutto nel competitivo mondo dell'alpinismo, è simpatico. Spesso si è reso protagonista di memorabili polemiche, anche politiche, dopo la sua elezione al Parlamento europeo con il Partito dei Verdi, dal quale venne addirittura espulso. Ma è innegabile che, per chi ama la montagna e segue l'alpinismo, Reinhold sia un mito. Aveva 42 anni quando raggiunse gli 8.516 metri del Lhotse, la quarta montagna più alta della Terra, completando così, per primo al mondo, la scalata di tutti e 14 gli 8.000, ovvero le vette mondiali al di sopra degli 8.000 metri. Fu un momento storico per l'alpinismo, perché mai nessuno era riuscito a compiere tale impresa senza l'ausilio delle bombole di ossigeno. Ma tra i tanti record centrati dallo scalatore sudtirolese, quello che più è rimasto nell'immaginario è senza dubbio quello legato a questo giorno. Era infatti l'8 maggio 1978 quando Reinhold raggiunse, senza l'ausilio di bombole di ossigeno, la vetta dell'Everest, la prima salita sul tetto del mondo senza ossigeno, e fu lì che diventò un mito.